bentornato nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Video motivazionale, organizzazione, produttività. Noi che siamo persone produttive nella vita. Alzarsi presto al mattino. Che è una cosa che a me viene chiesta continuamente sotto tantissimi miei video, in particolar modo sotto i vlog. Un'altra domanda che mi viene posta spesso, nei due ask che ho fatto, mi viene chiesto sempre come fai a fare tutto quello che riesci a fare all'interno della giornata. Il trucco è semplice, è alzarsi presto al mattino. In questo io mi rendo conto di essere fortunata perché è qualcosa che a me è sempre stato molto naturale, ma sin da bambina, non è una cosa degli ultimi anni. Io mi sono sempre alzata molto presto al mattino, non sono tipo da poltrire a letto, da stare a letto, mi rendo conto di essere un po' anomala, perché anche tutte quante le mie amiche stanno a letto fino a tardi, i miei amici, insomma, io non mi alzo a ora di pranzo, ecco. Alzarsi presto significa riuscire a fare più cose. Fare più cose significa riuscirsi a organizzarsi meglio. Riuscire a organizzare meglio la mattinata, di conseguenza la giornata, significa essere più produttivi. Essere produttivi e riuscire a raggiungere gli obiettivi che si è prefissi, di certo porta alla felicità. Non sto scherzando, porta a dire, quando tu raggiungi un obiettivo, nel momento in cui ce la fai, ci riesci, fai... Provare per credere, è tutto gratis quello che io dico. Alzarmi presto al mattino mi consente di fare una serie di cose che altrimenti non potrei fare. Mi alleno, adibisco il pranzo, così a ora di pranzo ho meno da fare e riesco a ottimizzare quel momento che spesso è molto breve. Faccio una buona colazione, io cucino a colazione, faccio le patate, faccio gli asparagi, ho il tempo di rinfrescare casa. Lo dico per ultimo, ma non è l'ultimo, sarebbe dovuto andare in cima alla lista. Quando io mi alzo sono esattamente un'altra persona, io ho bisogno di 10 minuti di silenzio, 10 minuti in cui nessuno mi parla, perché io ho una stranissima intolleranza nei riguardi del cosmo e dell'universo. Poi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, tutto passa e ritorno io, ma io ho quei 10 minuti in cui quando qualcuno io appena sveglio mi parla, io proprio si vede in faccia, tipo non mi dare confidenza, no. Per alzarsi presto al mattino dobbiamo fare almeno un passo indietro e cominciare bene dalla sera. Ecco alcune abitudini che possono aiutare a essere una persona mattiniera. Ti ripeto, essere una persona mattiniera migliora l'organizzazione della giornata, di conseguenza la produttività, di conseguenza il tuo tenore di vita, di conseguenza infine la tua felicità. Non è sufficiente mettere la sveglia presto, ti metti la sveglia presto, arrivederci e grazie. No, 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 andiamo indietro. È fondamentale cenare in modo leggero e non cenare mai quei 10 minuti prima di andare a letto. Io ammetto che questa è un'abitudine che ho preso da quando mi sono sposata, quindi già sono circa 8 anni. Anche se sono stanca, faccio in modo tale da organizzare la cena prima, in modo tale che quando io finisco, quando io torno a casa e devo cucinare, io ho le idee abbastanza chiare su che cosa fare, posso cenare e non andare immediatamente a dormire. La mia cena è una cena molto leggera, lascio stare l'aspetto della dieta, ma la regola che tanti medici dicono e che la mia dietologa tanti anni fa mi disse era: colazione da regina, pranzo da principessa, cena da povera. Ti devo dire che in questo modo io non solo sono dimagrita, ma ho messo a posto tante cose nella mia vita, tra cui il regolare il sonno. In quelle ore che passano dalla fine del mio pasto a quando io vado a letto, ci sono una serie di azioni che intanto ovviamente mi occupano il tempo che te lo dico a fare, ma che mi portano avanti con il lavoro, con i doveri, tra virgolette, dell'indomani mattina. La prima cosa è sicuramente adibire per la colazione, oltre che sistemare casa, fare quello che è, ma ne parliamo fra un poco. Io metto da parte quello che mi serve per la colazione l'indomani mattina, così che l'indomani mattina io abbia già buona parte pronta. Un esempio può essere preparare, io utilizzo molto il bollitore, è preparare già l'acqua dentro il bollitore, la mia teiera e la tisana che devo fare. Se tu prepari queste cose la sera prima della colazione, ovviamente risparmi quel tempo, quindi ti devi limitare ad assemblare la colazione. Provare per credere, sembra una sciocchezza, ma sono le piccole sciocchezze a fare le grandi differenze. Ovviamente un'altra cosa che io suggerirei è di avere una routine. Questa routine del dopo cena, che può comprendere una serie di cose oltre che a preparare quello che ci può servire per la colazione, che è sistemare, per esempio, sistemare la cucina, esempio, no? Leggere un libro, guardare un film in TV, passare il cosiddetto quality time, che è importantissimo per il nostro tenore di vita. Quindi fare una chiacchierata su cosa hai fatto, cosa non hai fatto oggi, come è andata la tua giornata lavorativa, come è andata l'università, cosa hai fatto.
E stare lì a chiacchierare è una cosa fondamentale per riuscire ad entrare nella fase di decompressione della giornata. Io lo chiamo sempre così. Per me, il dopo cena comincia la fase della decompressione. Io do spazio a quella mia piccola routine che ho creato, che meno male tutti quanti abbiamo e forse manco ci pensiamo, ecco, di averla. Quella piccola routine che possiamo costruire da quando finiamo di cenare a quando andiamo a letto. Il tempo passa. Questo tempo che intercorre tra la cena e il letto, io lo definisco tempo di qualità. Tu in questa fascia di tempo puoi fare veramente la qualità, anche perché, soprattutto per chi ha figli, io credo che sia quella fascia di tempo in cui io lo sento con le mie amiche e i bambini magari sono già a letto, fatte grandi eccezioni io là, poi non entro in mezzo sui figli perché io non ne ho, però parlando con le mie amiche mi dicono è quella fascia oraria in cui i bambini già sono a letto e io mi posso dedicare un po' a me stessa. Un esempio che mi viene in mente se io fossi nei tuoi panni è per esempio mettere lo smalto. Oppure dedicarmi un po' a me stessa, quindi struccarmi con calma, fare uno scrub, applicare la crema, fare insomma qualche piccolo trattamento. In questo quality time realmente comincia l'angolo della decompressione e del rilassamento. E io mi rendo conto che noi donne, non mi rendo conto, io so che noi donne facciamo tantissimo, spesso e volentieri anche molto più di quello che dovremmo fare, ma se non lo facciamo casca il mondo fondamentalmente. In questa fase in cui ci si comincia a rilassare è opportuno evitare gli zuccheri, il dessert per capirci. Però noi abbiamo i riscaldamenti condominiali, quindi a un certo orario questi riscaldamenti vengono spenti, la casa tende un po' a raffreddarsi, quindi può capitare che io magari verso le 9:30-10 comincio a sentire un po' freddo, quindi mi preparo qualcosa di caldo. Ora, io ho eliminato gli zuccheri in generale tantissimi anni fa, e tanto mangio qualche dolcetto, ma niente di sconvolgente, insomma. Non si muore se si assaggia un dolce, ragazzi, un po' di elasticità ci vuole, no? Io non aggiungo zucchero alle mie bevande calde, zero. È meglio evitare zuccheri e caffeina, soprattutto la sera, proprio per una questione di agevolare il rilassamento. Non gradisco i sapori molto dolci o i sapori dolci in generale, so che esistono diversi tipi di dolcificante, puoi utilizzare i dolcificanti piuttosto che lo zucchero, però io in questo sono molto ignorante perché io non gradisco il sapore. Ha 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 ha! E qua mi ricollego a un filone di video che io faccio da diversi anni. Preparare gli outfit. Si è aperta una scheda, credo da questa parte. Sì, credo di qui. Dove ti suggerisco, ma troverai ovviamente il link anche nel box info, dove ti suggerisco la playlist che io ormai ho creato perché ne ho fatti veramente tanti. La creazione degli outfit. Io addirittura la faccio settimanale, faccio i mix and match. Ma perché così mi sbrigo, non ho il pensiero. Sai che cosa penso io? E qua ne dico una parola in più. Quando si creano prima gli outfit, non è soltanto una questione di agevolarmi al mattino o organizzare meglio al mattino, è anche una questione di stare bene con se stessi. Vengo e mi spiego. Non so te, ma a me è capitato di non essere, cioè, essermi vestita al mattino, pensavo di essere vestita bene, e poi, tipo, mentre sono in auto, sentirmi poco a mio agio durante la giornata. Se invece li preparo prima e io bene o male so che cosa indossare, perché poi è sempre una questione, ripeto, elasticità, ecco. Prepararli prima non solo mi consente di risparmiare questo benedetto tempo, ma anche di sentirmi più a mio agio e dire sono vestita bene. Bene, nel senso che mi sento a mio agio con quello che indosso. Quindi non è mai da sottovalutare l'aspetto del vestiario. Non è soltanto una questione estetica, sono favolosa, mi slancia, mi fa il pancino piatto, non è tanto quello il problema, quanto di avere quella confidenza con noi stessi e dire mi piace come sono vestita, non c'è niente di male. Altrimenti andremmo tutti in giro o nudi con dei sacchi di jute. Noi quei sacchi di jute risolveremmo tanti problemi, risparmieremo un sacco di soldi, però con l'organizzazione degli outfit vedrai la differenza. È gratis. A letto, e questa ho capito che è un'abitudine che hanno in tanti, abitudine che per certi aspetti io avevo già in fase di adolescenza perché mia madre mi rimproverava e faceva bene, cioè io un po' mormoravo, cioè, però faceva bene, i cellulari e tutti i dispositivi lontani dal letto. Ho capito che in realtà è un'abitudine invece consueta tenerli vicino. Io quando vedo tipo i video di morning routine o di night routine, vedo sti cellulari sopra il comodino, io faccio sempre la smorfia, il cellulare è lontano, allora buona parte delle volte, a essere sincera, io lo lascio direttamente sotto carica in cucina, cellulare e tablet.
È molto raro che vengano a letto con me. C'è chi suggerisce di metterlo in modalità aereo. Io proprio preferisco spegnerlo il cellulare. Lo riaccendo l'indomani mattina, ma non appena sveglia. Distoglie dal sonno. E io questo l'ho provato sulla mia pelle. È vero. Di conseguenza, e qua capirai, io già credo di averlo detto in altri video, io non sono una fanatica dei Kindle, io non ho mai avuto un Kindle e mai credo che lo avrò il Kindle. Certo, nella vita mai dire mai, magari poi io mi ricredo, ma non mi attrae tantissimo il Kindle. Il Kindle sarebbe buona norma tenerlo lontano dal letto. Lascia stare il fascino del libro, che secondo me il fascino del libro è un'altra cosa, ragazzi, è proprio un'altra storia, ma i dispositivi vanno tenuti lontani dal letto, possibilmente anche spenti in realtà, ecco. Di conseguenza, qui io entro in conflitto con un'altra tips, che può essere quella della sveglia. Allora, in tanti puntano la sveglia nel cellulare o nel tablet. Vedi, mio marito è il mio esatto opposto, mio marito ha bisogno di 3-4 sveglie per alzarsi. Un trucchetto tra virgolette, questa è una cosa che io vedo fare a mio marito, perché io non ho mai puntato una sveglia, cioè io la punto per ricordarmi gli appuntamenti e quindi durante la giornata, io al mattino, però io vedo che mio marito punta la sveglia e sia il cellulare che l'iPad non li tiene sul comodino, assolutamente no, in questo è una buona abitudine che lui ha sempre avuto per i fatti suoi. Li mette lontani e partono tutte queste sveglie al mattino. La mattina noi abbiamo queste fanfare in casa, poi ha delle sveglie che fanno venire i vermi, tipo Filippo, metti una cosa più soft, non la sento. Sarebbe pure il caso di evitare la luce chiara, quindi casa mia è piena di lumi che aiutano molto a entrare nella fase di rilassamento, per questo sarebbe pure il caso di evitare questi dispositivi. Però il fatto è che io credo che ormai siamo in una generazione, in un'epoca in cui siamo legati a doppio filo. Io onde evitare di toccare dispositivi mobili, per esempio faccio una maglia o leggo o scrivo, prendo appunti, insomma faccio cose del genere. Ogni tanto mi capita di tenere il telefono tra le mani, ma così anche per passarmi un po' il tempo, però ti ripeto, io preferisco fare altro. In questo fare altro ci sono diversi lavoretti, o mi dedico un pochettino a casa, guardiamo un po' di TV o semplicemente chiacchieriamo, appunto, o faccio una telefonata a un'amica. L'ultima cosa che io faccio prima di andare a letto, ormai è un'abitudine da tantissimi anni, non solo mi aiuta a rilassarmi, se vogliamo trovare un'altra cosa, mi aiuta nell'organizzazione dell'indomani mattina, ecco, ma non lo faccio per quello fondamentalmente, ma io faccio una doccia calda prima di andare a dormire, sempre. Mi piace andare a letto pulita, mi piace avere il pigiama pulito, essere proprio pulita e andare a letto in questo modo. E prendo sonno quasi immediatamente. Tra l'altro io credo di saltare diverse fasi del sonno, perché io faccio così, poggio la testa al letto e faccio così. È mia consuetudine in questi anni, ho il mio spazio di 10 minuti di meditazione. Io sulla meditazione ho fatto un video, perché è qualcosa che realmente aiuta a fare pace con se stessi, a capirsi, a parlarsi e paradossalmente, ma no, non è un paradosso, a conoscere il proprio corpo. Quindi per me l'angolo della meditazione mi aiuta realmente a rilassarmi, a prendere sonno più facilmente e a dormire molto meglio. Tutto questo di cui io ho parlato in questo video è qualcosa che io faccio in modo naturale, in modo spontaneo. Certo, se salto qualche passaggio non casca il mondo. Io ti suggerisco di fare qualche cosa del genere, soprattutto se hai difficoltà a alzarti al mattino. Secondo me sarebbe opportuno che tu osservassi cosa fai la sera, perché certe volte noi commettiamo degli errori e non ce ne rendiamo conto. Oppure semplicemente ti piace stare a letto, io là non entrerò mai in merito, perché secondo me noi poi alla fine dobbiamo seguire sempre la nostra natura. Se ti piace stare a letto, sta a letto, non so che dirti. Spero che il mio video ti sia piaciuto, spero che tu non ti dico ci provi, ma osservi la tua routine e dire, ah, forse se io faccio questo piuttosto che questo può cambiare qualche cosa. Se il mio video ti è piaciuto, per favore aiuta me e il mio canale a crescere, non dimenticare di lasciare un pollice in su. Thank you, grazie! Ci vediamo fra una o due settimane con un altro video sull'organizzazione, la motivazione e la produttività. E venerdì con un nuovo video. Ci facciamo del riserva. Ciao e che le stelle siano con voi.